Bundan Celtic Festival, undicesima edizione. Ritorna ciò che eri. 17, 18, 19 luglio. Stellata di Bondeno. www.bundan.com. Buonasera, ben ritrovati. Tragico incidente stradale sulle strade del Ferrarese alle 4 di questa mattina nel tratto di strada tra Galeazzo e la 12esima Morelli. Una cinquantenne di Renazzo, titolare di un bar a Piastrello, è morto in seguito al violento scontro con la sua moto che stava guidando contro un'auto, una Fiat Panda condotta da una 45enne. Secondo una prima ricostruzione, l'autovettura guidata dalla donna avrebbe tagliato la curva scontrandosi frontalmente con la motocicletta condotta da cinquantenne. Lo scontro appunto non ha lasciato scampo al barista deceduto per le gravi ferite riportate, lieve ferite invece per la donna automobilista. Ed è stato invece siglato un accordo operativo tra Regione Emilia-Romagna e il Ministero dello Sviluppo Economico, il primo in Italia sulle attività estrattive, i cui capisaldi sono sicurezza, controllo, monitoraggio, difesa dell'ambiente e trasparenza. Sono previste anche linee guida per le aziende concessionarie e ulteriori garanzie per lo svolgimento e il controllo delle attività. Mettiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Oggi presentiamo un accordo che è il primo accordo a livello nazionale che ci mette nelle condizioni garantire alle nostre comunità maggiore sicurezza, maggiore qualità chiaramente anche negli investimenti e un meccanismo differente rispetto a royalty inique in questo momento verso i nostri comuni. È il primo accordo nazionale, stiamo parlando ovviamente di attività a terra, perché la competenza sul mare sapete che è interamente nazionale. Abbiamo risolto la preoccupazione delle comunità rispetto alle correlazioni potenziali fra terremoto e le attività dell'uomo, in questo caso minerarie, e da questo punto di vista però questo primo accordo ci mette nelle condizioni di decidere insieme al Ministero dello Sviluppo Economico esattamente ciò che accadrà da domani. Ciò che accadrà da domani rispetto a tutte le possibili nuove istanze. Diamo risposte in termini di sicurezza, intanto andiamo ad applicare da subito tutti i monitoraggi di alta tecnologia permanenti che sono nati esattamente grazie al lavoro fatto con tutte le attività regionali del Postichese, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi monitoraggi di alta tecnologia su tutte le attività, su tutte le nuove istanze. In un momento di delicatezza per il nostro territorio si è fatta una scelta coraggiosa che è stata quella di bloccare qualsiasi nuova autorizzazione alla ricerca. Nel momento in cui scientificamente si è dato atto che non esiste correlazione, si procede a sbloccare un comparto che comunque, pur in una politica regionale di profondo mutamento, soprattutto sul piano energetico, perché noi vogliamo raggiungere gli obiettivi europei di risparmio e di fonti energetiche alternative, il gas rappresenta comunque uno dei fossili a minor impatto ambientale e oggi comunque necessario per un nostro sistema produttivo. È finito agli arresti al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile di Forlì Cesena uno studente universitario pugliese di 24 anni per sequestro di persona, lesioni, minacce gravi e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna 21enne, come lui studentessa a Cesena. Tutto si sarebbe consumato nei primi tre mesi di quest'anno quando i due convivevano. Violenze, angherie e minacce che avevano costretto la giovane addirittura a cambiare le proprie abitudini di vita, lasciando Cesena, dovendo persino sospendere la frequenza al corso di laurea. Anche un'altra ex fidanzata l'anno scorso, di quando era minorenne appunto l'accusato, era rimasta vittima di analoghe violenze da parte appunto del giovane, violenze che non erano state denunciate per le esplicite minacce di morte ricevute.
Si terrà il 24-25 luglio prossimi Venturi al bagno Fantini di Ceri, la seconda edizione di Scatta in Testa, un vero e proprio campus del mal di testa organizzato dal Ravenna Runners Club con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul problema della cefalea, patologia che solo in Italia, pensate, colpisce 20 milioni di persone. Il ricavato della manifestazione, la cena e il dibattito della prima sera, la corsa non competitiva del 25 di luglio andranno a sostegno dell'AIC, ovvero l'Associazione Italiana per la Lotta contro le Cefalee. Il servizio. Allora, questa manifestazione io l'ho chiamata una chiamata alle armi, cioè una rivoluzione vera, e cioè chiamare i pazienti a informarsi e a curarsi meglio. Questo perché il mal di testa è la prima malattia del genere umano, riguarda 2,5 miliardi di persone. L'emicrania, che è un mal di testa dei più frequenti, è la settima malattia più disabilitante. E la cefalea a grappolo, che è una forma non frequente di mal di testa, è il dolore peggiore della specie umana, paragonato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità solo al dolore da parto. Che cosa ha di particolare l'iniziativa? L'iniziativa è un campus, tiene 48 ore gomito a gomito i grandi esperti italiani di mal di testa, alcuni sportivi olimpici, campioni olimpionici, la Josefa Idem è una di queste, e Stefano Tilli con 4 Olimpiadi e un altro, per discutere su che cosa è il mal di testa, come combatterlo, partendo dallo stile di vita, dall'attività sportiva, dalla nutrizione, fino alle tecniche più sofisticate. Noi faremo con 8 medici super esperti di mal di testa visite gratuite a chiunque si presenterà nel pomeriggio del venerdì, il sabato. Nel pomeriggio del venerdì 24, la sera del venerdì 24 ci sarà una cena talk show, e cioè con tutte le presenze chiunque parteciperà potrà chiarire i propri dubbi, chiedere le informazioni, informarsi sui centri, sfatare i luoghi comuni, imparare gli sport che servono e quelli che possono essere invece meno utili per chi soffre di mal di testa. E il giorno dopo, siccome il mal di testa si cura anche con l'attività fisica, ci sarà una corsa volutamente non competitiva di 5-8 chilometri che monopolizzerà e paralizzerà piacevolmente Cervia. Essendo poi perfetta sintesi di importanti cause quali quella sociale, medica e turistica, l'iniziativa Scatta in Testa ha trovato il pieno sostegno anche delle istituzioni, tra cui la Comune di Cervia, che aggiunge così un'altra importante manifestazione al già ricco calendario degli eventi sportivi sublimati dal mese dello sport già conclusosi e dai tanti tornei del Fantini Club e dell'oramai imminente Riviera Beach Games. Questo è, diciamo, un seguito della bella iniziativa del mese dello sport del Comune di Cervia, che è stato veramente eccezionale. Tutto quello che si raccoglie è anche una preparazione delle iniziative. Quelle iniziative invece che andiamo a svolgere questo prossimo fine settimana è, secondo me, un'iniziativa che ha dentro di sé tutti gli elementi e le caratteristiche per essere un evento sportivo, un evento turistico, un evento gastronomico, un evento di wellness e soprattutto un evento dell'aspetto culturale, anche in questo caso è anche un aspetto che io tengo tantissimo, perché ci tenevo molto, e spiego il perché. Perché per la prima volta nella nostra città si svolge un evento che ha queste caratteristiche tutto insieme, e quindi mettere insieme sport e in modo particolare la cultura e l'attenzione sanitaria è fondamentale. La cosa più bella che mi piace dell'iniziativa, quindi a parte l'aspetto, dicevo, turistico della camminata e della corsa, è questa disponibilità di questa associazione di mettere a disposizione un team di 8 medici a Cervia, disponibili gratuitamente a dare risposte ai problemi delle cefalee, che sono una delle prime malattie nel mondo. E quindi questo ci fa molto onore e piacere, perché dare una risposta di questo tenore in un'organizzativa, in un'iniziativa sportiva, fa ben capire quanto ci può stare intorno allo sport.
Aumentano in regioni i casi di riciclaggio. Secondo quanto emerge dall'analisi elaborata dall'Osservatorio regionale dei bancari della CISL sui dati Ufficio Informazione Finanziaria Banca Italia Istat, nel 2014 sei province della nostra regione Emilia-Romagna erano tra le prime 50 italiane per maggior numero di segnalazioni di operazioni sospette, di particolare per la provincia di Forlì-Cesena, 17esima assoluta, e la quale ha registrato 139 segnalazioni su 100.000 abitanti, seguita da Rimini 25esima con 131 casi. E ora noi passiamo al TG dell'estate. Con l'arrivo del gran caldo nel fine settimana parte nell'Appennino modenese il servizio di avvistamento per la prevenzione degli incendi boschivi, che si svolge con il coinvolgimento di oltre 100 volontari di protezione civile. Con loro sono pronti ben 81 volontari abilitati allo spegnimento, che hanno frequentato appositi corsi organizzati dalla provincia e dalla consulta provinciale del volontariato della protezione civile. Sono 7 punti fissi di avvistamento ad alta quota presidiati dai volontari, con l'obiettivo appunto di tenere sotto controllo ampie zone di territorio montano. La loro attività permette di far intervenire gli addetti allo spegnimento in caso di necessità in tempi molto stretti, elemento indispensabile per circoscrivere il più possibile i danni ai boschi. Sta crescendo invece in regione il numero di persone che cercano un contatto più diretto e profondo con l'ambiente, partecipando ai corsi di sopravvivenza con i quali imparare a fronteggiare situazioni disagiate o estreme. Un ritorno all'antico tra escursionismo, una molteplicità di attività e full immersion nella vegetazione boschiva. Il servizio. Noi siamo istruttori nazionali della scuola di sopravvivenza Ventura Team Emilia Romagna, che è un'associazione sportiva sotto l'AIX. Quindi il nostro scopo è quello di trasmettere le antiche tecniche di sopravvivenza, quindi quelle che, insomma, che hanno contraddistinto la nostra evoluzione. Tutto questo lo facciamo attraverso attività sportive, culturali, ludiche e didattiche sperimentali. Cioè, quindi cosa facciamo? Risvegliamo in noi stessi i primordiali istinti di sopravvivenza, quelli che col tempo si sono assopiti, ecco, con tutta la società, le tecnologie, le comodità che abbiamo oggi. Infatti poi i partecipanti, arrivando qua, saranno messi quindi in condizioni psicofisiche disagiate, dovranno superare diverse difficoltà, insomma, come accendere un fuoco, trovare e depurare l'acqua, costruirsi un riparo, orientarsi in mezzo alla natura, lavorare in altezza, quindi con funi, corde, quindi discendere da una roccia, ecco, e tanto altro. Il tutto ovviamente in sicurezza e sotto la supervisione di noi istruttori. Un ritorno alle origini, diciamo, che però sembra appassionare molta gente, insomma. Di richieste ne abbiamo, che gente che vuole uscire dalla routine quotidiana, ecco, fuori dai soliti ritmi del lavoro, della città, quindi insomma, fare una vacanza anche alternativa, insomma, per mettere a prova le proprie capacità e superare i propri limiti, insomma, provare esperienze nuove, ecco, quindi, perché comunque rispettiamo sempre l'ambiente, la natura. Insomma, perché io dico sempre che del domani non c'è certezza, quindi è bene essere sempre pronti a fronteggiare ogni tipo di evenienza. Le tue impressioni? Sono contento di aver fatto questa prova, sono molto stanco. È stata nel complesso una sfida per me, fisicamente ma anche psicologicamente, perché quando hai il cibo razionato e l'acqua razionata soprattutto, ogni azione che fai cambia. Consiglieresti quindi questo corso ad amici? Consiglierei assolutamente questo corso ad amici, perché può solo dare un risultato positivo, può solo migliorarci. Io pensavo che fosse una cosa da bambini, invece mi sono trovato proprio, ho messo a dura prova i miei istinti. Bellissimo, lo rifarei subito. Tre scatolette da 160 grammi. Quindi che valutazione daresti al corso? Da 1 a 10. 10. 10. 10 pieno. Un gruppo di giornalisti brasiliani è impegnato in questi giorni in un tour che li sta portando nei territori a più alta vocazione produttiva della panorama agroalimentare italiano. Nel giro i giornalisti brasiliani hanno visitato un prosciuttificio di Parma, Bologna, dove hanno potuto assistere alla produzione della celebre mortadella IGP, e Modena, dove hanno potuto approfondire la conoscenza di numerosi prodotti tipici, dove sono stati accolti da Massimo Bottura, ambasciatore della cucina italiana
e modenese Doc, che ha saputo far innamorare gli ospiti con le sue favolose interpretazioni. Il tour è stato organizzato da IVSI, Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, e da ICE, l'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane. E ora noi passiamo alla prossima ed ultima notizia, con la partita per archi e flauti di Silvia Colasanti a Castel San Pietro Terme. Si inaugura domani la 15ª edizione di Emilia Romagna Festival, che fino al 16 settembre, nei luoghi più preziosi della tradizione architettonica in regione, proporrà un ricco programma di concerti e spettacoli, dalla classica al tango, dall'antico al contemporaneo, fino alle tendenze musicali più innovative, partendo dalla grande musica di Bach, padre e ispiratore costante di tanta parte della musica contemporanea, fino alle sonorità della tradizione orientale. Un lungo itinerario quindi musicale in 41 tappe distribuite tra le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena e Ravenna. E ora noi passiamo alla meteo per il weekend. Vediamo cosa ci attende, se ancora sempre caldo torrido. L'alta pressione rimane ancorata sul Mediterraneo occidentale, così da prevedere condizioni di bel tempo e di caldo per tutto il weekend. Dunque, sia domani che domenica, cielo sereno ovunque, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi, e temperature alte sia nei valori minimi, compresi fra 23 e 25 gradi, sia in quelli massimi, oscillanti fra 34 e 39 gradi. I venti saranno deboli a regime di brezza domani, deboli variabili, tendenti a diventare sud-occidentali, con temporanei rinforzi sui rilievi. Domenica il mare sarà calmo o quasi calmo. Anche per questa sera è tutto, il nostro telegiornale regionale si conclude qui, vi lascio in compagnia dei nostri consueti approfondimenti, il weekend con il nostro palinsesto serale di Nuova Rete 7 Gold, e ovviamente l'appuntamento con l'informazione ritorna come sempre preciso, puntuale, lunedì prossimo, sempre alle ore 20, e noi vi aspettiamo. Una buona serata, un felice weekend.